Ciao raga, benvenuti in questo nuovo video, come state? Oggi addobberemo casa per Halloween insieme. Manca pochissimo, cioè tipo tra meno di una settimana è Halloween e io ancora non ho fatto niente. Infatti in tantissimi su Instagram e nei commenti di YouTube continuate a chiedermi: ma Vale, quando è che addobbi casa? E finalmente ho portato su tutti gli addobbi, li ho già sistemati qua sul tavolo e ora inizieremo insieme ad addobbarla. Naturalmente sono gli stessi addobbi dell'anno scorso, perché non è che ogni anno posso comprare, anche perché poi la roba già non so dove metterla, figuriamoci. Ma inizio col farvi vedere solo due cose nuove che ho comprato. Ho comprato tipo questi fantasmini, riuscite a vederli? Sono tipo di ovatta. È una striscia lunga tipo 2,40 m, penso che l'attaccherò qui sul soffitto. E oltre a questo ho comprato una cosa che utilizzerò per fare un bel make up per Halloween, che uscirà sempre questa settimana, perché come vi ho detto su Instagram, questa settimana sarà dedicata completamente ad Halloween. Questo è tipo pelle finta, vedete, mi sa che poi l'effetto viene tipo una roba del genere. Naturalmente non ce n'è dentro tantissimo, quindi devo cercare un po' di capire come andarlo ad applicare, come fare un bel make up. Ora vi faccio vedere velocemente tutti gli addobbi che ho, anche perché li ho ordinati per bene. Questi sono tutti i miei addobbi, altre cose naturalmente sono qua all'interno, ma iniziamo subito da questo. Questo vi ricordate l'anno scorso che era tipo un telo di plastica da mettere sopra la porta con sopra un pagliaccio? Guardate com'è, ho preso il cartoncino perché così si capisce meglio. Poi palloncini vari che non utilizzerò perché ho la fobia, ragnetti trasparenti, ragnatele finte che quando le ho comprate ero convinta fosse una cosa gigante e in realtà è piccolissima. Qua sotto altri pipistrelli da attaccare al muro. Problema? Non ho lo scotch, l'ho finito, quindi non saprei nemmeno come attaccarli. Panico. Passiamo a quest'altra scatola. Questa è la scatola delle zucche. Guardate che belle. Queste sono di plastica, mentre queste in ferro. Lamiera. Un cerino, vediamo se si illumina ancora. Ah, bello, un po' scarica. Passiamo alla nostra gamba finta. Questa mi fa impazzire, appena l'ho vista anni fa ho detto no, vabbè, devo comprarla. Mi sa che l'avevo presa tipo 2 anni fa. Cestello da mettere qua sopra al tavolo, con questa bella composizione di zucche, foglie. Questo però è fatto di polistirolo, sempre da appendere. Coltello da mettere in testa. Qua abbiamo vari teschi sempre da attaccare al soffitto. Questo secondo me è tipo un vampiro. Devo aprirli bene naturalmente. Poi ho queste due streghe, anche queste devo aprirle un po' meglio. Mamma mia, quanto sono brutte. E infine abbiamo lui. Io questo lo chiamo tipo mangia morte, tipo quello di Harry Potter. Poi vabbè, le braccia uno le può chiudere. Oh, rotto? No. L'anno scorso mi si è staccato il gancettino, quindi non so nemmeno come attaccarlo, a meno che non infilo qua all'interno un pezzo di filo di nylon e magari mi regge. Io direi che possiamo iniziare ad addobbare questa parte, quindi iniziamo a levare tutto. Prendiamo questa scatola piena di zucche e iniziamo a vedere come posizionarle. Allora, sicuramente la zucca grande qua la andiamo a mettere. Carino, no? Poi abbiamo pure questa, non so dove metterla però, non so se metterla tipo qui in mezzo così. Quest'anno magari lo facciamo un po' più ordinato, perché non voglio troppa confusione, eh. Carino, raga, però a questo punto ho un dubbio. E se io mettessi tutte le zucche tipo qui? Facciamo una prova. Magari sposto più indietro questo.
Ma sapete che a me piace molto di più così? Che figo. Però a questo punto queste non ci stanno più bene. Bello così, aggiudicato. Questo angolo lo lasciamo così. Poi andiamo a sostituire questo con questo, che per Halloween secondo me è perfetto. Sto pensando dove potrei mettere questo teschietto. Boh, non so se metterlo o qui. Vediamo, aspettate che mi allontano un attimo. Fatto che poi, guardando la TV, questo darebbe fastidio. Se no, raga, ho pensato anche di metterlo qui. Carino, no, dai, fa il suo effetto. Adesso, raga, andremo ad attaccare questi alle lucine qua in alto. Così poi rimangono appesi, sembra che fluttuano nel vuoto. Ma in tutto ciò ci arrivo qui. Eh sì, pensavo di aver preso un'altra scala l'anno scorso. Quindi questo, mettiamolo qua sperando che non mi cada niente addosso. Uno messo. E poi quando c'è l'aria condizionata accesa, questi girano, bellissimi. Ora mettiamo questo, questo è uno dei miei preferiti, mi piace tantissimo. In realtà volevo averne tantissimi di questi, volevo riempire casa, però non potevo prenderne mille tutti uguali e purtroppo c'erano soltanto questi quattro. Per questo impazzisco, cioè fa proprio la sua scena. Bello. Ora andiamo a mettere questo. L'altro tutto nero lo mettiamo alla fine perché purtroppo mi si è rotto, quindi devo andare a mettere un filo di nylon così da riuscire ad appenderlo. Questo invece non saprei dove metterlo. Non cado. Apriamo bene anche questo. Ho appena sistemato questo mangiamorte e ho deciso di metterlo qui. Qua abbiamo queste cose, solo che volevo sistemarle un po' meglio. Volevo aggiungere pure queste zucche all'interno, però dobbiamo sistemare un po' meglio questa composizione. Mettiamolo qua in mezzo. Adesso raga prendiamo questa ragnatela. Ah, tra l'altro ci sono tutti i ragni incastrati ancora. L'avevo messa tipo qua questa. Fa la sua scena però. E adesso è arrivato il momento di appendere la terz'ultima cosa, perché abbiamo questo. Abbiamo il coso da attaccare alla porta e infine tutti i pipistrelli da attaccare tipo sul muro. Vediamo com'è sta roba. Dai, che carini! Ma siamo sicuri che sono... Ah, ok, sì che sono 2 metri. Proviamo a metterlo lì in alto, che ho già i chiodi. No, non ci arriva! No! Basta, io lo butto questo! No! Giuro! Cioè, a Francia è venuta un'idea, mi ha detto di, mi ha consigliato di tagliarli e di metterli tipo su 2 porte. No, questo si è staccato. No, raga, li stacco tutti, cosa faccio? O che magari sono veramente tutti da staccare. Oh, li taglio. Mi piace un sacco. Proviamo a chiudere la porta. Figo. Penultima cosa, iniziamo ad attaccare il telo, quella roba di plastica sulla porta. All'inizio avevo pensato di attaccarlo sulla porta d'ingresso, però boh, Franci mi ha consigliato di metterlo qua. Però dovrei attaccarlo benissimo perché se no questo si accartoccia.
E voilà! Porca venuta, benissimo, ma anche questi fantasmini ci stanno benissimo e anche se li ho tagliati ci stanno, mentre quelli dall'altra parte, eccoli, si vedono, quelli lì invece li lascio attaccati, però sapete che forse mi piacciono di più così, no? Vediamo, così si muovono anche un pochino. È arrivato il momento di attaccare le ultime cose, ovvero i pipistrelli. Guardate come è venuto, mi piace tantissimo, ma forse dopo cambio un po' la posizione e adesso andiamo a metterli in altri punti della casa. Finito di addobbare casa, è venuta benissimo, non potete capire. Commentate qua sotto se vi è piaciuto questo video, attivate la campanella così ogni volta che esce un mio video vi arriva una notifica. E adesso vi lascio all'home tour, ciao!